Giovanni Fabrizio Bignami è astrofisico per profonda passione, ma è affascinato da numerose altre discipline scientifiche. Oggi è tra i più autorevoli scienziati nel campo dell'astronomia e della ricerca spaziale. Accademico dei Lincei e membro dell'Accademia di Francia, Bignami è il primo italiano eletto alla presidenza del COSPAR, il Comitato Mondiale della Ricerca Spaziale, ed è presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. In questo programma, tratto dal suo libro Il mistero delle sette sfere, Bignami ci racconta la affascinante storia dell'esplorazione umana. È venuto il momento di andare al di là della Luna, dalla sfera più 2 passare alla sfera più 3, quella bella spessa che arriva fino al confine del Sistema Solare. Sono 40 anni che un essere umano non lascia veramente la gravità terrestre. Sono tanti, sono pochi se li paragoniamo ai 150.000 anni da quando Homo sapiens ha cominciato a esplorare. Abbiamo perso un'occasione fantastica per andare su Marte. Nel 1969 von Braun, ricevuto come un trionfatore dopo la Luna, è andato davanti al Congresso degli Stati Uniti e ha detto: ragazzi, con pochi soldi, il costo di una minore operazione di guerra, possiamo arrivare su Marte nel 1981. E aveva ragione, tutti i piani ci sono ancora, sono perfettamente disponibili. Era un progetto perfetto di una missione con una ventina di navi su Marte, con quella con l'equipaggio umano spinta da un motore nucleare. E addirittura pensavano di atterrare su Marte con degli sci attaccati sotto la navicella e atterrare sulla calotta polare coperta di neve. Il progetto di von Braun fu poi bocciato, purtroppo pare però per pochissimi voti. Peccato, certamente non perché aveva previsto di atterrare sugli sci, ma piuttosto perché gli Stati Uniti stavano gestendo la guerra nel Vietnam allora, che svuotava dall'interno il budget NASA. Beh, se in quel giorno del 69 avessero approvato questo progetto e se poi effettivamente von Braun non fosse morto relativamente giovane nel 77, forse su Marte ci saremmo già arrivati. Il progetto di von Braun esiste ancora ed è bellissimo da leggere, gustosissimo, accurato, interessante, davvero, con anche delle belle immagini. Su un unico punto scivola via un po', dice: un'astronave a potenza nucleare, però non dice come era fatto il motore nucleare. Non so se fosse perché non lo sapeva o perché non voleva dirlo, però non c'è scritto, rimane a noi da progettare. Oggi con la tecnologia a disposizione un motore nucleare lo sapremmo costruire, anzi, a onor del vero, un motore ideato proprio per lo spazio è stato pensato e ideato proprio in Italia. Sì, guarda, è proprio vero, era stata un'idea di Carlo Rubbia e di qualche altro sgarruppato all'Agenzia Spaziale Italiana, tra i quali io, che eravamo arrivati quasi a costruirlo. L'idea c'era e funziona di sicuro. Adesso è complicato stare lì a spiegare come è fatto in dettaglio, no? Però basta dire che si può andare e tornare da Marte usando il processo della fissione nucleare, che è un procedimento di produzione di energia estremamente efficiente. Infatti, per andare e tornare da Marte basterebbero una ventina di chili di americio di plutonio, poco di più di quelli contenuti in questo bicchiere, che sono spalmati all'interno di un cilindro, si scalda il gas dentro, gas a 10.000 gradi, zoom, esce, un razzo fantastico, si va a 50 km al secondo. Naturalmente restavano da risolvere alcuni piccoli problemi tecnici, per esempio le pareti dovevano tenere la temperatura di 10.000 gradi, che non è banalissimo, però la possibilità c'era. E avevamo anche studiato in dettaglio come assemblare il motore in orbita, oppure per esempio nel punto di librazione, a pezzi, in modo da farlo partire inerte da terra e non disturbare gli ambientalisti sulla terra, perché non partiva niente di pericoloso. La struttura che vogliamo montare per il nostro spazioporto nel punto di librazione sarà molto leggera. Gli facciamo l'indispensabile, distanze per sopravvivere, per operai e ingegneri, e poi proprio i docks, i posti dove montare la nave.
che portiamo su da terra con una cosa tipo lo shuttle. Ci vuole una nave da carico chimica che porterà su i pezzi dell'astronave nucleare da assemblare lì. Quanti viaggi ci vogliono? Non lo so, dipende un po' da come sarà il prossimo oggetto che la NASA sta ancora inventando. Fosse stato lo shuttle, bastava qualche decina di voli. Una missione umana su Marte in realtà è molto complicata, perché prima di mandare gli uomini bisogna mandare un'intera flotta di navi che potranno essere a propulsione chimica, perché le facciamo partire un bel po' prima, e che portano su di tutto il necessario per sopravvivere, il carburante per il ritorno, ma anche le navicelle per scendere e salire dall'orbita circummaziana, insomma tantissimo materiale. Poi al momento buono parte il Clipper, cioè la navicella veloce che va verso Marte con l'equipaggio umano in 150 giorni. Arriva, si inserisce nell'orbita circummarziana, alcuni astronauti si trasferiscono nella navicella che scende al suolo, a Marte, e in poco tempo riescono ad atterrare, speriamo con i paracadute e con gli airbags e non con gli sci che voleva von Braun. Certo che far scendere degli uomini su Marte è molto più complesso e anche pericoloso che non far scendere degli uomini sulla Luna. Pensiamo soltanto alle tempeste di sabbia, ecco com'è difficile atterrare con una tempesta. Problemi che von Braun non aveva quando fece scendere i suoi uomini sul nostro satellite. È vero, vabbè, però per atterrare uno può aspettare un momento che non c'è tempeste di sabbia. Dopodiché scende, però anche lì deve scendere proprio giusto, cioè mettersi bene in verticale per essere pronto a ripartire 41 giorni dopo. Poi a quel punto però c'è un nuovo pianeta da esplorare e quindi sullo scafandro si salta fuori e si comincia a girellare in giro. Te, qui c'è una statua di Schiaparelli, per esempio, no? chissà che cose stranissime si possono trovare su Marte. Bisogna fare un programma di esplorazione e infatti loro fanno programmi così, dopodiché li buttano sicuramente via i programmi, perché una volta arrivati lì poi la realtà sarà completamente diversa, e questo è il bello dell'esplorazione. Ovviamente non è una vacanza alle Maldive, intanto non c'è l'oceano, poi se c'è il vento è un disastro assoluto, le temperature saltano, fuori c'è sostanzialmente il vuoto. Potranno cominciare a preparare una piccola serra per far crescere gli asparagi. La NASA sostiene che gli asparagi crescono particolarmente bene nelle sabbie rosse di Marte. È per questo che vale la pena di mandare degli esseri umani. La flessibilità, l'improvvisazione, il coraggio sono tutte doti molto più umane che non robotiche. Insomma, dopo più di un mese sulla superficie di Marte siamo pronti a tornare a casa. Entriamo nella navicella che ci deve riportare nell'orbita circummarziana, speriamo che il motore parta, pum, andiamo su, ci infiliamo nel clip che deve riportare noi e i sassi marziani chiusi in una bella scatola sigillata fino a terra, e ripartiamo con un'orbita astuta, una frazione di curva simile a quella che ci aveva portato dalla Terra a Marte, ci riporterà da Marte alla Terra, passando però questa volta all'interno dell'orbita di Venere, che è una furbata perché così pigliamo un calcio gravitazionale da Venere e risparmiamo carburante. Però bisogna stare attenti perché lì si rischia di andare troppo vicino al Sole e si va fritti, ma insomma facendo le cose bene si riesce a ritornare vicino a Terra, anzi vicino alla Luna in questo caso, o comunque nel punto di librazione dal quale siamo partiti, esattamente 361 giorni dopo che siamo partiti. Quindi in un anno siamo riusciti a fare andata, ritorno e permanenza sulla superficie di Marte. Lì facciamo un aggancio che non è banalissimo, ma insomma siamo bravi, riusciamo a farlo, entriamo nello spazio porto con la banda che suona, tutti contenti, le bandiere che bandiere di tutto il mondo, che sarà una missione mondiale, e ci infiliamo nella quarantena inevitabilmente, però nella quarantena ci aspetta la birra gelata e una bella bistecca e finalmente una toilette che funziona con la forza di gravità. Il costo? Un trilione di dollari, 1.000 miliardi o al massimo 2 trilioni, però sparsi da 10 a 20 anni, cioè su tutta la durata della missione.
È vero che si potrebbe risparmiare, per esempio, evitando il viaggio di ritorno, no? Il che sembra una scemata, ma non lo è, nel senso che esiste un imprenditore olandese un po' fuori di testa che propone un viaggio di sola andata a Marte e naturalmente c'è la coda di gente che vuole comprare il biglietto, no? Scherzi a parte, è tanto o è poco un trilione? Beh, vorrei sommessamente ricordare che nel 2011 e anche nel 2012 le spese militari di tutto il pianeta sono state 1.750 miliardi di dollari, sommando insieme tutto quello che il pianeta ha speso per armi di distruzione. Quindi sarebbe stata davvero una missione con costi contenuti ad ascoltare quanto ci stai dicendo. E poi sarebbe venuta in aiuto tutta la tecnologia lunare, o meglio le conoscenze. Se noi avessimo continuato avremmo potuto sapere dove andare a far rifugiare gli uomini lassù. Ma la vita su Marte? Ecco, nel tuo libro Il mistero delle sette sfere ci racconti come Von Braun immaginò la vita su Marte ed è molto affascinante. Beh sì, perché Von Braun atterra sugli sci, l'astronave sugli sci, atterra sulla calotta polare, poi tirano fuori delle robe che sembrano molto dei carri armati, essendo lui un nazista, e vanno a esplorare il pianeta. A un certo punto vedono delle cose di cemento che sembrano dei bunker, evidentemente artificiali, e lì dentro con una torretta vedono un marziano. Un marziano che sembra un omino proprio piccolo e nero, lo sono nazisti alti e biondi, no? Questo lì un po' così. E entrano in contatto, questo li fa entrare, dopo un po' parlano marziano, che così non mi sembra facilissimo, e scoprono che i marziani vivono in una città sotterranea con metropolitane pressurizzate che vanno da una parte all'altra. Una storia assolutamente affascinante, perché si conclude poi con Von Braun che alla fine diventa amico dei marziani, probabilmente gli insegna a coltivare gli asparagi nelle sabbie rosse di Marte e poi torna verso Terra portando con sé il re dei marziani che felicemente arriva sulla Terra, si abitua subito all'atmosfera terrestre, alle costumi della vita sulla Terra e viene integrato nella nostra civiltà. Perché in realtà per vivere su Marte senza stare sottoterra come delle marmotte bisognerebbe prima terraformare il pianeta, come si dice, cioè creare un'atmosfera artificiale introducendo gas, reazioni chimiche, eccetera, che permetta all'acqua di restare liquida in superficie e perciò cambiare la temperatura, la pressione dell'aria, eccetera. Un processo che richiederebbe forse un'era geologica, cioè molto molto tempo. Però sarebbe il sistema sicuro per poter poi pensare di trasferire su Marte una parte della popolazione della Terra. Questo è Marte. Qui si vede che il pianeta ti ha ispirato. Brava Veronica!